Benvenuto all'ascolto e alla visione di questo video introduttivo e di informazione che è stato realizzato all'interno del programma di ginnastica posturale. L'informazione ritengo sia un aspetto importante, anzi direi fondamentale, al fine di offrire strumenti di prevenzione per la salute in generale. Nello specifico del nostro programma, questo video ha lo scopo di permettere la conoscenza della colonna vertebrale, parte preziosa del nostro corpo, ed apprendere quelle tecniche e strategie che ci permettono di difendere la salute della nostra schiena. Nella vita di tutti i giorni, per non avere dolori, o se non è possibile farlo completamente, imparare a gestirsi nel modo migliore. A questo punto ritengo importante definire che cos'è la postura. La postura è la posizione che il nostro corpo assume all'interno dello spazio, sia quando siamo in movimento che da fermi. Molte volte, purtroppo, la postura durante le attività della nostra vita quotidiana non è del tutto corretta. Ecco perché ho ritenuto realizzare un programma di ginnastica posturale all'interno del quale potrai trovare dei semplici consigli e saranno proposti degli esercizi di facile esecuzione che non richiedono l'uso di particolari attrezzature, quindi potrai esercitarti tranquillamente da solo a casa e da solo potrai correggere la tua postura. Ma cominciamo a vedere come è composta la colonna vertebrale. È composta da una pila di piccole ossa, denominate vertebre. Esse formano una robusta colonna centrale che sostiene il nostro corpo, divisa in tre porzioni: una cervicale formata da 7 vertebre, una dorsale o toracica formata da 12 vertebre, una lombare formata da 5 vertebre, il sacro e il coccige da 5 e 3-4 vertebre rispettivamente saldate fra loro. Non tutte le vertebre sono uguali, ma cambiano di dimensione e forma a seconda della zona in cui si trovano. Questa che vedete è una vertebra scelta a caso. Distinguiamo il corpo nella parte anteriore, l'arco con delle sporgenze nella parte posteriore e un foro centrale nel quale passa il midollo spinale. Ho portato la colonna dalla posizione orizzontale a quella verticale, privilegio della razza umana, ma la colonna, dovendo ora sopportare un peso notevole, si deteriora facilmente se usata male e se non è protetta da buoni muscoli. Arrivare con l'allenamento a risultati eccezionali. Come tutte le strutture complesse, però, lo scotto da pagare è costituito da una grande delicatezza di controllo nonostante l'estrema forza meccanica. È importante poi mantenere le anche e le ginocchia flesse a 90 gradi, magari usando un appoggio per i piedi. Per leggere o scrivere è consigliabile inclinare il busto avanti al livello delle anche, poggiando i gomiti sul piano di lavoro. La posizione seduta corretta è quella da privilegiare se dobbiamo stare seduti a lungo, ma non va in ogni caso mantenuta per troppo tempo perché stare fermi, sia pur rispettando l'ergonomia, è comunque dannoso. Muoviti, cambia posizione da seduto, anche adottando posizioni non proprio corrette, purché per brevi tempi, e soprattutto alzati spesso. La posizione di guida corretta richiede di mantenere una distanza dai pedali che consenta comunque di appoggiare il bacino allo schienale con anche e ginocchia leggermente flesse. Il sedile deve poi essere sufficientemente eretto da consentire di tenere le braccia piegate ed appoggiate comodamente sulla parte superiore del volante, che è la posizione delle ore cosiddetta 10 e 10. Imparare a restare in piedi senza grossi sforzi è importante soprattutto per chi adotta questa posizione per ore nel corso della giornata. D'altra parte, tutti hanno provato il dolore che insorge quando per qualche motivo si deve mantenere questa posizione a lungo.
È utile allora allargare la base di appoggio, distanziando i piedi, o posare un piede su un appoggio, cambiando spesso il piede di sostegno e, se si deve svolgere qualche compito particolare, per esempio stirare o disegnare, è importante mantenere alla giusta altezza il piano di lavoro. La posizione in piedi è in un certo senso il contrario di quella seduta. In questo caso si tende ad esagerare la curva della parte bassa della schiena, la lordosi. Il problema è quindi di ridurla portando in tentro la pancia. Questo viene facilitato dal piegare un po' le ginocchia. Anche in questo caso, però, è soprattutto importante muoversi il più possibile, alternando così il tipo di sforzi che la schiena deve sopportare. Sollevare dei pesi può provocare sforzi enormi alla colonna. Studi biomeccanici hanno dimostrato che, per un meccanismo di leva, un carico di 10 kg può raggiungere, pensa, un peso pari a oltre 500 kg all'interno del disco vertebrale. E allora ricordarsi, da un lato, di prevenire i problemi pensandoci prima, conoscendo i limiti della propria forza, dall'altro di mantenere pesi più vicini al corpo, di piegare le ginocchia e di non ruotare il tronco durante lo sforzo. Il modo corretto per sollevare un peso è quello adottato dagli atleti che lo fanno per professione. Piegare le gambe, portare bene indietro il bacino, mantenere la schiena dritta e il peso il più vicino possibile lungo tutto il suo percorso. Questo vale anche per sollevare un peso di scarsa entità. Proprio così, infatti, sorgono spesso i dolori. Esistono poi possibilità alternative per pesi leggeri, che vedono il sollevamento di un arto teso indietro con un movimento a bilanciere tra la gamba e il tronco, magari anche appoggiandosi con un arto superiore ad un piano per scaricare su di esso parte degli sforzi. In generale, evitare di flettere la schiena in avanti è uno dei punti essenziali della prevenzione. Per farlo è utile allora spesso adottare la posizione dello schermitore durante un affondo, piegando in avanti, ma anche di lato, una gamba e mantenendo l'altra tesa. Un'altra posizione essenziale ed è utile è quella che consente di scaricare come un ponte parte degli sforzi sul piano di appoggio, tramite l'uso di un arto superiore solitamente mantenuto esteso. A volte poi si può sfruttare anche l'appoggio del braccio per scaricare gli sforzi sulla colonna, per esempio quando si lavano i piatti, portando indietro entrambi i piedi, oppure quello di tutta la schiena contro una parete o un altro sostegno. Ricercare queste strategie di difesa per le proprie attività quotidiane e professionali è uno sforzo solo per il nostro cervello e per la nostra fantasia, che si traduce però in un minore sforzo per la nostra schiena. Molti hanno provato il dolore che insorge dopo un certo periodo di sonno. È importante usare un materasso adatto a se stessi, sapendo che sono vietati solo quelli sfondati. In particolare sono dannose le reti che non sono più in grado di svolgere il loro ruolo di sostegno. Anche quelli troppo rigidi non vanno bene per tutti. Inoltre, evita di restare a letto troppo a lungo, perché anche questo spesso è causa di mal di schiena. Senza ulteriormente dilungarci sulla necessità di evitare di restare a letto come terapia del mal di schiena, è chiaro che quando c'è molto dolore, un breve periodo di sollievo può essere utile. In realtà non esiste una sola posizione ideale a letto, uguale per tutti. Ci si può mettere sia supini, cioè pancia in su, che proni, pancia in giù, che sul fianco. In tutte e tre queste posizioni si può trovare quella meno dolorosa per sé, intervenendo tramite uno o più cuscini posizionati sotto le gambe, sotto la pancia, sotto la schiena o sotto la testa. Sul fianco poi si mantiene un arto inferiore teso e l'altro flesso, con un cuscino sotto il ginocchio flesso. E semplicemente flettendo di più o di meno l'anca e portando avanti o indietro la testa è possibile trovare la posizione del non dolore. Anche in questo caso è utile sperimentare più alternative in modo da cambiare posizione spesso.
Rilassarsi è fondamentale per la schiena. Quando siamo tesi e nervosi, qualunque piccolo o grande malessere peggiora. E questo vale in particolare per il mal di schiena. Ridurre quindi gli stress, usare tecniche di rilassamento, evitare le tensioni inutili, imparando a scaricarle nel modo migliore, sono presidi molto importanti per tutti. Fare attività fisica è uno dei modi più utili per scaricare le tensioni, ma, come abbiamo già visto, è anche uno degli aspetti più importanti per ridurre i problemi di schiena. Premesso che in caso di mal di schiena è fondamentale avvalersi dell'ausilio di un rieducatore esperto che ti possa guidare e consigliare adeguatamente nella scelta degli esercizi adatti a te, ricorda che essere in forma, muoversi, aumentando gradualmente le proprie capacità di compiere degli sforzi, evitare nella vita quotidiana di sedersi sempre e comunque, fare qualche volta in più le scale, andare a lavorare in bicicletta o a piedi se possibile, sono tutti elementi importanti che migliorano la salute in generale e il mal di schiena in particolare. Perché fare gli esercizi? Con una mirata attività motoria è possibile migliorare le condizioni dei muscoli che governano i movimenti della colonna vertebrale, rendendoli più forti, elastici e pronti a reagire a tutte le forze esterne. Inoltre, l'allenamento rinforza le ossa, ci mantiene elastici, ci fa sentire bene e sani, ci rimette in forma. Il movimento stimola poi la produzione delle endorfine, che sono agenti chimici, corporei, in tutto e per tutto simili alla morfina, dei veri e propri antidolorifici estremamente efficaci. Quindi, anche quando abbiamo il dolore, è utile camminare, nuotare o andare in bicicletta per tratti anche lunghi, mentre quando stiamo bene possiamo fare qualunque tipo di attività fisica, salvo diverse indicazioni mediche, purché ci si eserciti progressivamente e costantemente. Un programma di allenamento serio, infatti, deve essere effettuato metodicamente. Non spaventiamoci per gli inevitabili fastidi iniziali. Passano presto e i benefici che si ottengono li ripagheranno ampiamente. Il sovrappeso è sicuramente una concausa importante della lombalgia e in ogni caso costituisce un elemento aggravante della sintomatologia. Mentre questo fattore di rischio è intuitivo, per la sua funzione prettamente meccanica, non altrettanto si può dire di un altro recentemente scoperto, il fumo. Oggi ne è stata dimostrata l'influenza nefasta sui dolori vertebrali, probabilmente perché riducendo l'ossigeno disponibile per i tessuti della schiena, facilita la possibilità di danni e rallenta i processi di riparazione. In conclusione, la prevenzione fatta da una gestione del mal di schiena nella propria vita quotidiana, da un lato facendo diventare un'abitudine l'usarla correttamente, dapprima si fa fatica ma in seguito diventa automatico, dall'altro mantenendo costantemente una buona condizione fisica generale, in ogni caso ognuno di noi ha un'attività ed abitudini differenti. Solo noi possiamo organizzarci e sappiamo come poter gestire questo nostro piccolo o grande problema. È necessaria quindi una presa in carico personale per l'organizzazione di un efficace programma di prevenzione del mal di schiena. Un po' di impegno nel mettere in pratica le nozioni esposte ci metterà al riparo da future sgradite sorprese. Abbiamo appreso come è composta la colonna vertebrale, quali funzioni svolge, come dobbiamo usarla e quanto curarla bene. Spero che tutti questi insegnamenti possano diventare un patrimonio di conoscenza e un patrimonio permanente della tua educazione, perché questo ti permetterà davvero di proteggere la colonna vertebrale, questa preziosa struttura del nostro corpo. A questo punto ti do appuntamento al prossimo video che avrà come oggetto, come contenuto, l'educazione respiratoria. La respirazione è un altro fattore vitale, molto importante, fondamentale per la nostra vita e che andrà a scandire il ritmo di esecuzione dei nostri esercizi. A presto!